Odessa. I promised myself to treat myself and visit a nearby town. Climbing to the top. Quest'anno Web TV, come non mai, ha deciso di passeggiare tra piazze e vie, perché sono state allestite e illuminate. Siamo in piazza Cesare Battisti, è la piazza che ospita il mercato giornaliero. Questa che vediamo di fronte è la via principale del paese, è via Giacomo Matteotti. Di fronte, piazza Aldo Moro. Qui invece ci troviamo in Calata di Vagno, che salendo ci porterà in piazza 20 Settembre. Ed eccoci arrivati in piazza 20 Settembre. Questa è la piazza del comune. Quest'anno, per quanto riguarda il presepe vivente, è stata spostata la location e ci troviamo nei pressi della Chiesa della Passione. Qui, come vedete, c'è tanta gente e di qui si entra per visitare il presepe vivente. Noi cercheremo di entrare, così avrete modo di ammirare il presepe vivente. Voi siete proprio all'ingresso del presepe vivente, quindi non lo so, siete le guardie, che cosa rappresentate? Delle guardie che impediscono dovremmo impedire il passaggio di, diciamo, intrusi, ecco. Questo è qui il nostro compito. Venditori di stoffe, venditori di legumi, venditori di frutta e verdura. Frutta, ortaggi e verdura. Abbiamo, signora. Allora, raccontiamo. Questi faremo le fave. Dalle fave bianche. Poi stanno dalle mandorle, si cazzo da fare del grano. Si pesta, si fa la farina. Le signore, chi lavora? Il cerchietto? Il cerchietto, questa stiamo. È la signora. Se vuole l'acqua sta pure, se volete un bicchiere d'acqua, qua c'è. grazie assai. Allora, ci volete dire a che cosa siete intenti voi qua? Stiamo facendo il tele e col pezzo, per vedere alla nuova generazione i tempi che furono. Va bene, molto chiaro. Siamo proprio nel momento più
gustoso. Quello che una delle partecipanti sta tirando fuori dalla padella le polpette appena cotte. Possiamo ammirare le polpette preparate e cotte naturalmente nella coppa. Allora, Raffaele, a chi le andrai ad offrire queste polpette? Ai visitatori? A falegnami, a noi. Quest'anno com'è il presepe? Come l'avete organizzato? Quest'anno abbiamo organizzato al meglio, diciamo. Credi che ci sarà molta gente a visitarlo? Spero. Va bene. Allora, signor Gianni, ci vuole dire? Allora, io sono impegnato nel trasporto delle fittelle e polpette, come vedete, e i signori li fanno e io sono il corriere, chiamiamo così, il corriere che li porta alla fine del percorso, dove la gente a fine percorso del presepe assaggia le nostre cose che facciamo. Quello che avete preparato, quindi un gesto di accoglienza. E poi all'uscita, quando finisce il percorso, c'è tanto di scelta. C'è una varietà, ci sono le frittelle, le polpette, quindi la gente. Le zeppole? Sì, le zeppole, quindi la gente, i visitatori gradiranno sicuramente questa senz'altro, cosa. Sali, ci vuoi spiegare di che cosa si tratta qui, questa scena? In questo presepe vivente, in questa scena, viene rappresentato un tipico matrimonio ebraico con uno sposo e una sposa in cui viene tolto il velo, poi la sposa fa 7 giri intorno al marito, allo sposo, perché rappresenta i giorni in cui è stato creato il mondo. E poi lo sposo porge alla sposa il calice di vino e il rabbino, nel caso mio, legge la formula per rendere effettivo il matrimonio. Ce lo vuoi leggere? Sì. Allora Sari ci leggerà la formula del matrimonio ebraico. Osserva tu, mi sei consacrata per mezzo di questo documento, secondo la legge di Mosè e di Israele. Dopodiché lo sposo porge il secondo calice di vino e il rabbino legge i 7 sacramenti per rendere effettivo il matrimonio. È un po' lunghetto comunque.
It's a beautiful, beautiful, beautiful day.